due frecce, possiamo dire, veramente incontenibili. Cori della curva del Catania, con oggetto la Serie B possibile del Palermo. Calcio d'angolo che arriva, primo palo, allontana di testa Dossena. Viaggianti, salta Rios, la mette in mezzo, le grottaglie, ci prova, ma la palla è velocissima, rimessa dal fondo. Secondo minuto di recupero, iniziato, andremo fino al 49esimo. Due minuti e mezzo alla fine, prima che il Catania possa festeggiare questo successo, quota 50 punti e soprattutto le sue ambizioni di Europa League. La palla è buona, la tiene viva, ma la tocca in fallo laterale Dossena, perché aveva addosso due avversari. Sannino ha capito che forse il derby se ne sta andando. Però guarda, se l'orologio se finisce così anche sugli altri campi, c'è ancora speranza per la salvezza per Palermo. Ah, sì, rimane tutto come prima, perché perde il Palermo, perde il Siena, pareggia il Genoa, non cambia granché. No, pareggio del Genoa di ieri. Occasione per il Catania, al tiro Viaggianti, la palla si smorza e resta lì, poi Dossena. Però è una grande occasione persa, insomma, ancora una volta, sì, importante. Bologna la settimana scorsa in casa, e oggi sicuramente un punticino sarebbe stato veramente una cosa importante per il Palermo. Rimessa laterale, inizia il penultimo minuto del recupero. Si torna dalla portiera Andukar. Andukar col destro lungo, c'era fuori gioco di Bergenzio che non partecipa però all'azione. Von Bergen, Donati, ultime chance per il Palermo. Donati, lo aspetta Lodi. Von Bergen, Aronica, bisogna giocare profondo, chiede la panchina di Sannino, lì però c'è Spolli, si torna nel settore difensivo per il Palermo. Von Bergen, 1:20 alla fine, la palla è di Sorrentino. Sorrentino disturbato da Lodi, alza il pallone in mezzo al campo, di testa da Revalo Rios. Donati, che ormai non difende più, Donati in attacco pure lui. Dybala agganciato, calcio di punizione a favore del Palermo, fallo su Dybala. Sì, qui è Gomes praticamente che fa fallo su Dybala. Fallo tattico, un minuto alla fine. Ultima chance, tutti avanti ormai. Non c'è più nessuno in difesa per il Palermo. Il cross è di Morganella, palla in mezzo, grande mischia. Hernandez non arriva. Palla fuori dall'area di rigore. La rovesciata di Aronica al limite dell'area, nessuno dei compagni. Allontana il Catania, ma c'è Rios. Cambio gioco sulla zona di sinistra. 30 secondi al termine, la sponda per Hernandez, l'anticipo su di lui di Legrottaglia, vediamo se evita il fallo laterale, sì, la palla allora del Catania che la tiene viva. 30 secondi al termine, ultimo possesso che sembrerebbe del Catania, che però lo perde, poi c'è una trattenuta di Bellucci, Bellucci rischia, trattiene Donati, Bellucci e Donati. Rischia il rosso qua. Vediamo l'arbitro cosa decide. Bellucci richiamato, no, giallo. Giallo. Giallo per Bellucci, che ha preso per la maglia Donati. Sì. Intanto il minuto, l'ultimo di recupero sta concludendosi, ma forse si gioca qualche secondo in più. Trattenuta di Bellucci che stiamo rivedendo. Bellucci non era diffidato anche lui. Bellucci e Spolli saltano il Milan, erano tutti e due diffidati, tira rete! Rete, ha pareggiato Ilicic sull'ultimo pallone buono. Ilicic, l'esultanza di Sannino al 94esimo. Il Palermo gode del gol di Ilicic, Sannino impazzisce in panchina, 1-1 proprio al 94esimo, anzi qualche secondo oltre, è arrivato il gol sul quale si chiude, no, il derby. Questa è una scena che non vorremmo attenzione vedere, perché guarda. Adesso si accende una rissa, tira fuori un giallo l'arbitro, tira fuori un cartellino giallo per Andukar. Succede veramente di tutto. Andiamo un attimo anche da Paolo Assogna. Paolo. Sì, tra l'altro in campo entrano tutti veramente. Ci sono stati dei momenti di grande tensione. Adesso, ecco, la partita è finita, Antonio. E mi sembra sia tornata anche la tranquillità, anche se c'è un Andukar particolarmente nervoso. Adesso però adesso si stanno riattaccando, attenzione. Sì, sì, perché si stanno cercando i giocatori in campo. Noi stiamo rivedendo la gol di Ilicic sulla spizzata di Hernandez al 94esimo, ma i giocatori si stanno cercando, finisce veramente male questo derby. Finisce però con il risultato di 1-1, perché Ilicic sull'ultimo pallone buono, sulla spizzata di Hernandez, riesce a superare il portiere del Catania. Guardate il volto di Maran, amareggiato anche per le scene che sta avvenendo in questo finale. Ho visto l'arbitro tirare fuori un rosso, mi sembrava franco per il portiere del Catania Andukar, non era facile di capire, c'era veramente di tutto.
Intanto comunque il risultato finale è 1-1. 1-1 per i gol di Barrientos e di Ilicic. Adesso sembra essere tornata in qualche modo la calma, non del tutto, ci sono dei piccoli focolai con arbitro, guardaline, giudici di porta che riportano un po' la pace. 1-1, i tifosi del Palermo esultano, i giocatori del Palermo vanno sotto la curva dei loro sostenitori per dedicare a loro il gol di Ilicic. 1-1, allora super spot e poi torniamo. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.